Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video tutorial di oggi andremo a realizzare insieme questo simpatico borsellino a punto noccioline. È un progetto un po' diverso dal solito, mi chiedevate spesso qualche borsellino un pochino particolare, perciò è nata da qui l'idea di portarvi il punto nocciolina in circolo su una chiusura a borsellino. Vi seguirò passo passo nelle spiegazioni, partiremo insieme dalla base e vedremo come fare il punto nocciolina in righe di andata e ritorno in circolo. Come sempre vi lascio alla lista dei materiali, spero che questo tutorial vi piaccia e come sempre vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Come cordino ho scelto il tè italiano di Nin & Maid nella tonalità Thea. Come cric-crac andremo ad utilizzare questa di 8 cm in metallo color canna di fucile con questa chiusura carinissima con i cuoricini. È una cric-crac della Prim e si chiama Linda. Lavorerò il tutto utilizzando un uncinetto numero 3, voi ovviamente dovete adattare il numero di uncinetto al tipo di filato che andate ad utilizzare. Avremo poi bisogno di forbici e di ago tirafettuccia. Partiamo come sempre dalla chiusura cric-crac. La cric Linda della Prim, come vi ho detto, è di circa 8 cm, in questo color canna di fucile con una chiusura particolarissima a forma di cuoricino. Qui sul lato ha un gancetto per poter poi appendere il nostro borsellino, magari all'interno di una borsa un pochettino più grande o per mettere un ciondolo. Se l'andiamo ad aprire potete intuire che ovviamente ha una forma semirotonda e noi andremo a realizzare una base che si adatti appunto a questa forma. Ma voi sapete che solitamente quando si fanno delle borse o dei borsellini con chiusura cric-crac, la base deve rimanere all'interno della clic. Noi invece andremo a realizzarne una leggermente più grande, perché il punto nocciolina con cui lavoreremo appunto la nostra clic tende molto a stringere, quindi la nostra base sarà leggermente più grande di questa clic che vi ricordo misura 8 cm. Andremo a realizzare il corpo della nostra clic con il punto nocciolina, che ha bisogno obbligatoriamente di una base multiplo di 4. Quindi andremo ad avviare una base rotonda utilizzando il cerchio magico e giocando con gli aumenti dovremo ottenere un numero di punti appunto multiplo di 4. Partiamo quindi con il cerchio magico, ci sono diversi video tutorial per realizzarlo, io ve lo faccio vedere velocemente a modo mio. Tengo il filo proveniente dal gomitolo in questo modo sulla mia mano e lo faccio passare intorno creando un incrocio qui nella parte superiore. Con l'uncinetto passo sotto il primo filo, in questo modo, prendo il filo proveniente dal gomitolo, lo porto fuori e blocco il tutto come se stessi facendo una catenella. In questo modo sfilo la mano e ho ottenuto un cerchio magico che altro non è che un cappio scorrevole, perché se tiro da una parte o dalla codina questo si va ad allargare o stringere. Come abbiamo detto all'inizio, dobbiamo avere una base multiplo di 4. Partiremo con il nostro cerchio magico avviando 12 maglie alte. La prima maglia alta viene sostituita da 3 catenelle che andiamo a realizzare adesso. 1, 2 e 3. E dobbiamo andare a realizzare all'interno del cerchio 11 punti alti. Mettiamo il filo sull'uncinetto e dobbiamo passare all'interno del cerchio e al di sotto di entrambi i fili, quindi sia quello che compone il cerchio sia la nostra codina. Filo sull'uncinetto, passo sotto tutto. Prendo il filo e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, passo sotto tutto, prendo il filo, punto alto. Ripeto questo passaggio per 11 volte. Fatte le 11 maglie alte, contando le prime 3 catenelle come se fossero la 12ª maglia alta, abbiamo completato il cerchio magico di avvio. Ora non ci resta altro che tirare la codina in modo che il cerchio vada a chiudersi su se stesso. Ovviamente dobbiamo un pochettino accompagnare il tutto finché non si chiude il buco al centro. Completiamo il nostro giro andando ad entrare con l'uncinetto nella terza catenella, quella più in alto. Prendiamo il filo proveniente dal gomitolo e chiudiamo con un punto bassissimo. Chiuso quindi il nostro cerchio, iniziamo con il prossimo giro. Avviamo 3 catenelle che sostituiscono un punto alto.
In questo giro dobbiamo andare a lavorare un aumento per tutte le maglie che ci si presentano, composto da due punti alti nello stesso punto. Abbiamo quindi fatto una prima maglia alta sostituita dalle prime 3 catenelle, rientriamo all'interno della maglia nella quale avevamo chiuso il giro e facciamo un punto alto. Andiamo nella maglia successiva e lavoriamo 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Facciamo lo stesso in tutte le maglie che ci si presentano. Poiché siamo partiti da un cerchio composto da 12 punti, lavorando un aumento in ciascun punto che ci si presenta, dovremo ottenere alla fine 24 maglie alte. Se abbiamo lavorato correttamente, a fine giro dovremmo avere 24 punti. Chiudiamo questo giro entrando nella terza catenella che abbiamo fatto all'avvio, prendiamo il filo e facciamo un punto bassissimo. Iniziamo un nuovo giro con 3 catenelle che sostituiscono un punto alto. In questo giro dobbiamo lavorare un punto alto singolo alternato a un aumento per tutte le maglie che ci si presentano. Quindi, essendo questo un punto alto singolo, nella maglia successiva avremo un aumento, un punto singolo, un aumento, un punto singolo e un aumento fino a fine giro. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva e lavoro un aumento composto da 2 punti alti. Nel punto successivo ancora, maglia alta singola. Nel seguente un aumento. E continuo così alternando la sequenza di punti fino a fine giro. Se abbiamo lavorato correttamente, a fine giro dovremo avere un totale di 36 punti e nell'ultima maglia disponibile aver lavorato un aumento. Chiudiamo anche questo giro entrando nella terza catenella che abbiamo fatto all'avvio del giro e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo. Per quanto riguarda la lavorazione con il punto alto, abbiamo completato i passaggi che dovevamo fare. Adesso andiamo a realizzare un giro di maglia bassa normale lungo il nostro bordo, così da avere la misura perfetta per eseguire il nostro punto nocciolina. Facciamo quindi una catenella e lavoriamo un punto basso per ciascun punto che ci si presenta. Lavoro quindi una maglia bassa in ciascun punto fino alla fine del giro. Lavorato il giro di perimetro a punto basso lungo la nostra base, se io vado a prendere la clic-clac e la apro poggiandola poi sopra, vedete che sono andata leggermente fuori dal profilo più esterno della click, perché come vi ho detto il punto noccioline tende a stringere abbastanza, quindi per avere poi un bel effetto con la nostra click, essere andati a lavorare un pochettino più all'esterno del profilo ci aiuterà a rendere più bella la nostra click e ci aiuterà poi anche nella fase di cucitura, vedrete poi il perché. Quindi ripongo nuovamente la mia click e vediamo come completare questo giro. Per chiudere il giro di perimetro vado a lavorare una maglia bassissima nel primo punto basso che ho lavorato, quindi salto la catenella e chiudo il tutto con un punto bassissimo, in questo modo. Per avere le noccioline al di fuori della mia clic-clac dovrò andare a lavorare girando il mio lavoro, perché se io continuassi a lavorare così avrei le noccioline all'interno della click, mentre io le voglio all'esterno. Quindi cosa faccio? Realizzo una catenella e volto il mio fondo. Il punto nocciolina ha bisogno di un multiplo di 4. Noi, se abbiamo lavorato correttamente, dovremmo avere 36 punti, che è giusto il multiplo di 4. Nelle prime 3 maglie che ci si presentano, dobbiamo lavorare un punto basso singolo. Quindi entro nel primo punto sulla sinistra, lavoro un punto basso, nella seconda maglia a sinistra e nella terza. Quindi 3 punti bassi. Nel quarto punto dobbiamo andare a realizzare 4 maglie alte chiuse insieme per realizzare una nocciolina.
Quindi filo sull'uncinetto, entro nella quarta maglia, prendo il filo, lo porto fuori, chiudo solamente le prime due asole, quindi faccio il primo passaggio di un punto alto. Rimetto il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, prendo il filo, porto fuori, chiudo le prime due asole, filo sull'uncinetto, di nuovo nello stesso punto, porto fuori, chiudo le prime due asole, filo sull'uncinetto, rientro per la quarta e ultima volta nello stesso punto, prendo il filo e chiudo le prime due asole e avrò un totale di 5 punti sul mio uncinetto che vado a chiudere insieme. Faccio una catenella e ho realizzato il mio primo punto nocciolina che, se andiamo a girare, vedete, rimane qui sull'esterno. Adesso proseguo lavorando 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Dopodiché devo fare un'altra nocciolina, questa volta ve la faccio vedere più da vicino, così che capiate bene i passaggi. Filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, ho 3 asole, chiudo le prime due. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, porto fuori il filo, chiudo le prime due asole. Ripeto questo passaggio per altre due volte. Alla fine di tutto avrò 5 asole sul mio uncinetto che vado a chiudere insieme e faccio una catenella. Nelle 3 maglie successive lavoro 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Nella maglia successiva andrò a lavorare nuovamente una nocciolina, eseguendo gli stessi passaggi che abbiamo fatto qui per le prime due. Dopodiché lavorerò nuovamente 3 punti bassi, una nocciolina, e proseguo alternando in questo modo i miei punti fino ad arrivare qui, alla fine del giro, che andiamo poi a chiudere insieme. Arrivati alla fine del giro, gli ultimi punti che lavorerete saranno appunto 3 maglie basse e nell'ultima maglia disponibile farete l'ultima nocciolina che chiudete come sempre con una catenella. Per chiudere questo giro entriamo con l'uncinetto nel primo punto basso che abbiamo lavorato qui e facciamo come sempre un punto bassissimo. E abbiamo così completato il primo giro di noccioline. Facciamo una catenella e voltiamo il progetto sul davanti. Giriamo ovviamente il fondo e questo sarà il risultato. Abbiamo fatto il nostro primissimo giro di noccioline. Sappiamo che quando si esegue questa lavorazione dobbiamo realizzare un giro di ritorno a punto basso. Quindi ora che abbiamo fatto la nostra catenella andiamo a lavorare una maglia bassa in ciascuno dei punti che ci si presenta, ma fate attenzione a un dettaglio. Qui davanti a noi abbiamo la catenella con la quale abbiamo chiuso il punto nocciolina. Questo punto lo andiamo a saltare ed entriamo qui nella maglia seguente ed eseguiamo un punto basso. 3 maglie basse normali. Salto la catenella di chiusura, entro qui nel laterale della nocciolina ed eseguo un punto basso. Maglie basse normali. Qui ho la catenella della nocciolina che salto e vado nel punto seguente. E proseguo così fino a fine giro. Per chiudere questo giro di maglia bassa normale entriamo nel primo punto basso lavorato e chiudiamo il tutto a maglia bassissima. Facciamo una catenella e voltiamo
Come vi avevo preannunciato, questo tipo di lavorazione va a stringere verso l'interno e se noi prendiamo la chiusura qui clack e la posiamo sulla nostra base, vedete che adesso il giro di maglia bassa corrisponde perfettamente alla chiusura, vuol dire che stiamo lavorando nel modo giusto. Per questo giro le nuove noccioline dovranno cadere in mezzo tra quelle che abbiamo realizzato nel primo giro, quindi non perfettamente sopra, andranno sfalsate. Per fare questo facciamo una prima maglia bassa nel primo punto basso sottostante e subito nel seguente la prima nocciolina. Chiudiamo tutto come sempre catenella e ricominciamo come abbiamo fatto nel primo giro. 3 punti bassi, 1 nocciolina, 3 punti bassi, 1 e nel seguente una nuova nocciolina. Se voltiamo possiamo notare che in questo modo le nostre nuove noccioline cadono esattamente in mezzo rispetto a quelle del primissimo giro. Continuiamo quindi in questo modo alternando 3 punti bassi e una nocciolina fino ad arrivare alla fine del giro. E siamo a fine giro. Se ricordate, quando abbiamo iniziato abbiamo fatto una maglia bassa e una nocciolina, quindi ci mancano per chiudere il giro 2 punti bassi, perché l'alternanza è sempre 3 maglie basse e una nocciolina, 3 maglie basse e una nocciolina, e ci restano giusti giusti 2 punti da andare a lavorare la maglia bassa e andare a chiudere anche questo giro con una maglia bassissima nel primo punto basso lavorato di questo giro. Catenella e voltiamo il lavoro. E abbiamo così completato anche il secondo giro di noccioline, che vedete cadono perfettamente in mezzo a quelle del primo giro a nocciolina. Ora dobbiamo fare il giro di ritorno a punto basso. Ricordate, durante il giro di punto basso, di lavorare come sempre le 3 maglie basse. Quando arrivate alla catenella che chiude la nocciolina, dovete saltarla e andare a lavorare nel punto seguente. Dopodiché 3 punti bassi, salto la catenella un punto qui, 3 punti bassi, salto la catenella e così via, fino alla fine del giro che chiudiamo come sempre a punto bassissimo. Vado ad eseguire questo giro e ci vediamo per iniziare insieme il terzo giro di nocciolina. Chiudiamo anche questo giro con un punto bassissimo nella prima maglia bassa. Catenella e voltiamo il lavoro. Dobbiamo fare un altro giro di noccioline e questo giro non è altro che un ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto per realizzare il primissimo giro di noccioline, perché tutta la nostra lavorazione non è altro che un'alternanza tra il primo giro per fare le noccioline e il secondo, quello che abbiamo visto poco fa. Quindi questo giro inizia come è iniziato il primo, con 3 maglie basse, di cui una alla base di dove abbiamo fatto la catenella, una nocciolina, sempre la catenella mi raccomando, 3 punti bassi e nel quarto un'altra nocciolina. E non facciamo quindi altro che ricreare il primissimo giro di noccioline che abbiamo fatto qui. Proseguiremo una nocciolina, 3 maglie basse, una nocciolina, 3 maglie basse e chiuderemo il giro con un'ultima nocciolina. Il giro seguente, voltando ovviamente il lavoro, è un giro di ritorno a punto basso. Voltando nuovamente il lavoro, il prossimo giro di nocciolina inizierà come il secondo. Una maglia bassa, una nocciolina, 3 punti bassi, una nocciolina, e terminerà con 2 punti bassi. Nuovamente il giro di perimetro a punto basso e il giro seguente ricomincia con 3 punti bassi e una nocciolina e così via per tutta la lunghezza del nostro borsellino fino ad ottenere un'altezza di circa 10 cm per 7 giri di nocciolina in totale. Ho fatto il mio ultimo giro di perimetro a maglia bassa e adesso devo fare ancora qualche giro di punto basso per aiutarmi a inserire poi il cordino all'interno della click clack. Chiuso come sempre il mio giro con un punto bassissimo, i prossimi 3 giri che andrò a lavorare semplicemente a punto basso li lavorerò così come mi si presenta la lavorazione, quindi non ho più bisogno di voltare il lavoro. Fatta come sempre la mia catenella, vado a lavorare una maglia bassa in ciascun punto che mi si presenta.
Arrivata alla fine del giro, avrei dovuto concludere come sempre con un punto bassissimo nella prima maglia bassa lavorata, mentre questa volta vado a lavorare nel primo punto basso una maglia bassa. In questo modo la mia lavorazione diventa a spirale, ma non si va a rovinare l'estetica del lavoro finale, perché comunque lo scalino di una lavorazione a spirale, una volta inserito all'interno di una clic-clac, non si nota. Lavoro poi ancora un altro giro, sempre a punto basso. Dopodiché vediamo come chiudere il nostro progetto con una chiusura invisibile. Al termine dei miei tre giri a punto basso, per pareggiare un pochino il tutto, vado ad eseguire due punti bassissimi, uno di seguito all'altro. In questo modo il gradino un pochettino si abbassa. Dopodiché taglio il filo e lo blocco all'interno della lavorazione. Abbiamo quindi completato la base in cordino che dobbiamo inserire all'interno della clic-clac, in questo modo. Prendiamo la clic, facciamo passare il cordino all'interno della nostra chiusura, che vedete si adatta perfettamente. I giri a punto basso ci aiutano anche in questo passaggio. All'inizio avevo pensato di non farli, però effettivamente il lavoro rimaneva un po' troppo tirato. Una volta che ho inserito così il cordino, devo andarlo a spingere all'interno proprio della fessura clic-clac. Posso aiutarmi con delle forbici, con un ago tirafettuccia, con quello che più mi viene in aiuto in questo caso, e vado proprio a spingere il tutto all'interno. Una volta inserito il cordino all'interno della chiusura clic-clac, sono andata a bloccarlo grazie a queste pinzette per tessuti, sempre della Prim, che mi aiutano poi nella fase di cucitura. Per cucire la mia clic-clac utilizzerò del filo di nylon invisibile. Se voi avete ovviamente del filo dello stesso colore del cordino, potete utilizzare tranquillamente anche quello. E utilizzerò un ago da cucito proveniente dal mio set per aghi, sempre della Prim. Adesso che la cucitura è terminata, non ci resta che chiudere la clic. Il nostro borsellino con le noccioline è terminato. Vado però ad aggiungere un tocco particolare con questo ciondolo con targhetta personalizzata che è stato realizzato per me da Fungo Label. Vi lascio come sempre il link al suo negozio scritto qui nello schermo per questa e tantissime altre targhette personalizzate. Adesso il mio borsellino a noccioline è ufficialmente terminato. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ho cercato di portarvi un qualcosa di un po' diverso dal solito, di particolare. Ovviamente voi, se non volete fare tutti i giri a punto basso che ho fatto io qui, potete farne anche qualcuno in meno, oppure potete andare a giocare ancora di più sull'altezza continuando con le noccioline se avete una clic più grande. Ovviamente dovete adattare il fondo in base alla misura della vostra clic. Se avete una clic-clac più larga di 8 cm dovete andare ad aumentare i giri che abbiamo fatto qui sulla base seguendo il metodo del cerchio magico, e ovviamente dovete andare anche ad aumentare il numero di noccioline. Vi ricordo che il cordino che ho utilizzato è di Nin & Made, mentre invece la chiusura è della Prim. Per la targhetta personalizzata, come sempre, Fungo Label. Io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività, e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video che ho in programma per voi. Ciao a tutti!